Evento firma copie a Bologna, al centro commerciale Via Larga! E voi ci sarete? Vi abbracceremo! 7 gennaio? Ciao a tutti, diavoletti! Lasciate un mi piace in 2 secondi! 2, 1, lasciato! Bravissimi! Wow! Adesso salutiamo Melissa! Ciao Melissa! Ciao Melissa, preparati perché oggi sarà una giornata molto pazzesca! Sì, oggi noi sopravviveremo a 100 lavori per 24 ore! Siete pronti? Vediamo in quale lavoro siamo migliori e in quale lavoro siamo peggiori! E prima di iniziare, commentate con un cuore rosso! 5, 4, 3, 2, 1, commentato! Iniziamo! Questo è il nostro primo lavoro! Questo sarà il nostro primo lavoro! Esatto, questa è una challenge epica. Noi saremo i commessi di questa libreria. Diavoletti, saremo i commessi di una libreria? Esatto, Anto, abbiamo penne, abbiamo libri, abbiamo tutto. Dici? Quasi tutto. Noi siamo bravi ad essere commessi? Certo che sì, Anto. Lo spero. Okay, dobbiamo sopravvivere a 100 lavori per 24 ore. Questo è il nostro primo lavoro. Che bello! Chissà se siamo bravi ad essere commessi. Ok, ma adesso dobbiamo metterci dietro la cassa. Wow, diavoletti! Abbiamo anche una cassa? Sì. Oh, vinci? Questa è la nostra libreria! Esatto! Questa sarà la nostra libreria, ma dobbiamo gestire molto bene questa libreria! Esatto, Anto, perché altrimenti il nostro primo lavoro sarebbe fallito. Quindi no, noi dobbiamo gestire molto bene questa libreria. Ok, Vinci. Verranno tantissimi clienti. Sì, ok, togliamo i giubbotti. Esatto, adesso non dobbiamo fare altro che aspettare i nostri clienti. Ok, diavoletti, siamo dietro una cassa! Che bello, siamo commessi! Anche se qui ci sono tantissimi computer, tantissime tastiere, tantissimi, non lo so, cosi per pagare. Oh no, saremo i commessi di una libreria! Sì, Vinci, siamo veri e propri commessi! Esatto! Ok, qui abbiamo messo i nostri libri. Guardate che belli! Ne sono tantissimi! Ci sono tantissimi libri in questa libreria! Esatto, e questi sono quelli consigliati da noi, guardate! E c'è anche Anto e Vinci, il sogno di Hope, che bello! Siamo commessi di una libreria! Okay, qui ci sono veramente tantissimi libri! Siamo immersi nei libri, ci sono tantissimi libri, ok? Possiamo leggere una storia? Vinci, non puoi leggere, sei un commesso! I commessi non possono leggere, devono lavorare! Andiamo? Forse hai ragione. E adesso apriremo la porta! Apri le porte! Vinci, stanno per arrivare i nostri clienti! Esatto, dobbiamo prepararci, sarà tutto perfetto! La nostra libreria... Tutto in postazione, ci sono? Ok. La mia tastiera, c'è il mio computer... Sì, Vinci è proprio dietro la cassa di questa libreria... Stiamo aspettando i nostri clienti... Sì, adesso apriremo la libreria! Aperto! Ok, i clienti adesso possono entrare. Vi aspettiamo! Aspettiamo, aspettiamo tantissimi clienti! E se non venisse nessuno, ho molta ansia. Vinci, stanno entrando! Buongiorno, salve! Buongiorno! Buongiorno! Abbiamo già due clienti, che sì, bello! Sì, abbiamo due clienti! Oh, Vinci, non si parla davanti ai clienti! Ok. Ciao, avete il libro di Anto e Vinci? State cercando il libro di Anto e Vinci? Anto e Vinci, sì. Anto e Vinci. Ma guardate caso, ce l'avete proprio qui. Oh, wow. Posso? Dai, sì, ecco, prendetelo. Due acquisti. Sì, bello, due non abbiamo acquisti. Neanche iniziato. Ok, diavoletti, il nostro libro in questa libreria costa 15 euro. Quindi, se vuoi questo libro, devi pagare 15 euro. Ma sono perfetti, grazie. Diavoletti, aspettate, dobbiamo contarli prima di dare il libro. Sì, Anto, 10 e 5. Sì, 10 più 5, 15. Perfetto. Adesso prendiamo una busta. Esatto, una busta. Mettiamo il libro dentro. Ecco fatto. Ecco a te. Grazie. Ciao. Ciao. Ok. Che bello. Sì, è il nostro primo cliente. Ok. Lo vuoi anch'io? Lo vuoi anche tu? Assolutamente. Ok. Ok. Da tempo. Da tempo? Da tempo, sì, sì. Quindi sono altri 15 euro. Eccoli qua.
Ok, altri 10, 5, 15 euro. Ecco fatto. Dai, vuoi una busta? Grazie. Oh, certo che sì. Prendiamo una busta, puoi mettere il libro qui dentro. Grazie. Ecco fatto. Ciao, ciao, buona secondo cliente. Buona giornata. Buona giornata. Non ci posso credere. Vinci, sta andando via. Due acquisti in un attimo ed è andato tutto benissimo. Chi è che chiama? Stanno chiamando. Ok, non so dove sia il telefono. Oh. Sì, stanno anche chiamando. Pronto? Sì, siamo aperti. Sì, sì, potete venire, siamo aperti fino molto tardi. Ok, abbiamo questi soldi e adesso dobbiamo metterli nella cassa. Esatto. Che bello, abbiamo avuto due clienti. Il nostro primo lavoro sta andando benissimo, stiamo sopravvivendo, che bello, che bello. Vinci? Ok, Vinci, sistemiamo un po' questa libreria. Allora, mettiamo dei libri qui e mettiamo il nostro libro in bella vista. Esatto, e poi ci sono tutti i libri sistemati. Ognuno va col proprio libro. Vinci? Ma aspetta! Diavoletti? Tanto cosa succede? Chi è? Cosa? Vinci! Cosa? Non mi vedete, state fermi, state fermi! Sei un ladro? State fermi, fermi! Cosa? Un ladro! Un ladro nella nostra libreria! Vinci! Cosa è successo ai Vinci! Sono spariti! Hanno rubato tutti i nostri libri! Oh no, questo sai cosa significa? Il nostro primo lavoro è fallito! Oh no, diavoletti! Sono entrati nella nostra libreria! Un ladro è entrato nella nostra libreria! E ha rubato tutti i nostri libri! Oh, ne erano tantissimi! Come ha fatto a prenderli tutti? Oh, che spreco! Che spreco! Adesso il capo ci licenzierà di sicuro! Eh sì, abbiamo fallito nel nostro primo lavoro! Saremo licenziati! Saremo licenziati! Oh no! È scappato con tutti i libri che erano qua su! Oh no! Primo lavoro! Fallito. Avevamo una libreria tutta nostra e adesso... Oh, il capo ci licenzierà, sarà molto vicino. Vinci, sì, perché c'è stata una rapina in questa libreria e noi eravamo i commessi in quel momento. Ok, Anto, ma cosa potevamo fare? Il ladro... Che succede qui? Cosa succede? Ma cosa devo fare? Devo licenziarvi? Sì, vi licenzio. Cosa avete combinato? Non è colpa nostra. Ah, no? Un ladro è entrato ed ha rubato tutti i libri che erano proprio lì. E allora come la mettiamo? E a me chi mi ripaga? Siete stati licenziati, tutti e due! Via, uscite subito! Ciao, subito. Ciao! Non vi voglio più vedere! Mi piaceva questo lavoro! Uscite, subito! Non mi fate più vedere! Licenziati! Cosa? Ha chiuso anche la porta? Ciao, ciao, libreria! Diavoletti, abbiamo fallito come commessi di una libreria! Ma ora la situazione continua. Sì! E ora però io sono un dentista! Guardate! Esatto. Sì, sono proprio un dentista! E guardate, guardate io chi sono! Vinci? Sono l'assistente del dentista Anto! Oh, sì, Vinci, tu sei l'assistente, quindi tu devi controllare tutti gli appuntamenti, tutte le cose! Esatto, qui ho qualcosa e qui ci sono tutti gli attrezzi di cui hai bisogno! Ok, Vinci, tu devi aiutarmi a far guarire i pazienti! Esatto, Anto, io devo controllare tutti gli appuntamenti e ne saranno moltissimi, quindi sarò qui e controllerò tutto. Vinci, c'è un cliente lì! E già? In sala d'attesa c'è un cliente! Un respiro profondo. Diavoletti, guardate! Benvenuti nell'ufficio di Anto Dentista. Eh sì, sono un dentista. Qui c'è una sedia dove possono accomodarsi i pazienti. Wow, e questo è il mio ufficio. Guardate, ci sono tantissimi denti perché sono un urlate dentista. Eh sì, guardate, diavoletti, sono proprio un dentista. Oh, guardate, ci sono tantissime cose. Oh, guardate, sì, ci sono tantissime cose nel mio ufficio. Oh, Vinci, dai, sbrigati, c'è un cliente. Preparati perché fra poco... Oh no, oh no, io sono un dentista. Calmati, Anto, fai un bel respiro, sei un dentista bravissimo. Sono nel mio ufficio e sono un dentista super bravo. Sei un professionista. Ok, inizio a mettermi i guanti. Sì, sì, perché fra poco entra il primo paziente. Devi prepararti. Cosa avrà mai? Una caria? Okay. Oppure...
Oh no, potrebbe essere di tutto, preparati. Vinci, ho messo i guanti. Ho messo i guanti! Dai, vai, c'è il primo cliente lì. Vado, ok, vado. Un cliente? Proprio un cliente? Verrà nel mio? Studio? Eh sì, per la prima volta. Io curerò un cliente? Eh sì, diavoletti, sono proprio un dentista. E nel mio studio verrà il mio primo cliente? Oh no, che ansia, che ansia. Sono un vero e proprio dentista. E sto tremando, sto tremando. Guardate, questo è il mio studio e ci sono tantissimi denti. Vinci! Il primo cliente dov'è? Ehi, ciao. Ciao. Ok. Aia, che mi male, una carla. Oh, parlerai col dentista di questo, ma io sono qui perché guarda qui cos'ho, un libro da colorare. Questo è un libro di dentisti e qui dentro ci sono tantissimi disegni per quanto riguarda i dentisti e tu puoi colorarli con tutti questi colori. Ok, va bene per te attendere 5 secondi? Sì, va bene. Mi fa male molto il dente. Sono un dentista! Aiuto! Aiuto! Oh no, sta per arrivare? Sta per arrivare? Oh, perché ho scelto questo lavoro? Io non so fare molto bene il dentista. Ma che dico? Sono un dentista! Sono Anto, il dentista! Guardate, sono proprio un dentista. Oh, sta per arrivare! Sta per arrivare! La 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 la. Ok, attesa finita. Sei pronta? Sì. Ok, il dentista ti sta aspettando, seguimi da questa parte. Dai. Ecco il dentista. Aia, che male. Benvenuta nel mio studio. Piacere, Anto. Piacere, Roberta. Ah, ti chiami Roberta, va bene. Caso caria. Ha una caria? Sì, quindi dai, fai il tuo lavoro. Ok, spiegami cosa è successo. Cosa ti senti? Mi sento molto male al dente. Ti fa male il dente? Sì, tanto tanto. Beh, forse hai mangiato troppe caramelle. Hai mangiato tante caramelle in questo periodo? Un po'. Un po'? Forse un po' troppe. Ok, dai, è una caria. Sì, secondo me tu hai una caria. Hai paura? Un po'. Non avere paura, ci sono io con te, Anto dentista. Prima volta dal dentista? Sì, è la prima volta. Ok, dai, preparati che dobbiamo... Dobbiamo fare qualcosa. Pronta? Non molto. Non molto? Dentista Anto? L'occorrente. Sì, qui ci sono tutti i miei attrezzi. Ok, tranquilla, ci siamo noi con te, va bene? Va bene. Ok, adesso apri bene la bocca. Oh, diavoletti, qui ho tutti i miei attrezzi e adesso controlleremo tutti i denti. Vedo la caria. Ok, la caria è proprio lì. Quindi c'è? Sì, la caria c'è. Ok, dobbiamo proseguire. Sì, dobbiamo rimuovere la caria. Dai. Ok, adesso ti faccio l'anestesia. Tranquillizzati. Sì. Tranquillizzati, ok? Soltanto una piccola puntura. No. Sì, dai, un attimo. No. Ok. Aia. Ok, ecco fatto. Hai sentito qualcosa? Un pochino. E adesso è arrivato il momento di rimuovere la caria. Che c'è, Vinci? Con quello? Sei sicuro che sei un dentista? Oh, certo, come no, Anto è un dentista professionista. Vinci, sicuramente riuscirò a rimuovere la caria. O forse un dente. Vinci, io sono un dentista, sono un professionista. Apri bene la bocca. Ok, la caria è proprio qui. Cosa? Scusa? Ma quella non è una caria, è un dente! Oh no, ho strappato un dente! Ah, come faccio ora? Oh no, diavoletti, guardate! È un dente? Sì, è un dente! Ti fa male? Sì, un sacco! Oh, è il mio dente, non ci posso credere! Dai, pensa al lato positivo, almeno adesso non hai più la caria e neanche un dente. Diavoletti, guardate, il dente con la caria è caduto. Esatto, quindi adesso ti senti meglio?
No, mi fa ancora molto male. Ok, mi dispiace molto. Vinci. Ancio, scusati. Ho fatto cadere un dente al mio paziente. Oh no! Ho fatto un bel guaio, sì. Un bel pasticcio. Oh. Non posso più essere un dentista. Dentista? Fallito. Non ho più un dente. Aia, aia. Oh, mi dispiace. Aia. Ok. Dobbiamo scappare? Sì. Lavoro come dentista fallito. Che hai, diaboletti, dentista e libreria falliti. Sì. Ma adesso siamo, indovinate? Vinci? Babysitter. Babysitter? Esatto, Anto, guardate il mio cappello e il mio fischietto. E poi, non avete ancora visto il cappellino e il fischietto di Anto? Diavoletti, guardate! Io ho un cappello tutto giallo e poi ho un fischietto tutto giallo. Ok, eh sì? Anto, se il dentista e la libreria non hanno funzionato, questo di certo funzionerà, vero? Sì. Forse siamo bravi ad essere babysitter, chissà. Lo spero tanto. Diavoletti, abbiamo già un cliente. Oh sì, sta arrivando da questa parte. Ciao. Ciao Anto, ciao Inci. Io ho un impegno urgente, volete fare da babysitter a Cristina? Ok. Oh, certo. Va bene, va bene. È il nostro lavoro. Sì, la teniamo noi. Va bene. Ciao. Ciao. Oh, Anto, abbiamo già una bambina. Ciao, qui. Come ti chiami? Cristina. Oh, Cristina, dammi un abbraccino. Sei pronta? Oggi ci divertiremo insieme, dai, abbracciami. Vinci? Sembra così calma. Esatto. Diavoletti, cosa sta facendo? Non puoi allontanarti. Vuoi giocare qui dentro? Dai, salta. Ok, salta. Oh, che bello. Noi ti guardiamo. Sì, diavoletti, so. Dobbiamo guardare Cristina perché noi siamo i babysitter di Cristina. Ti stai divertendo? Sì. Oh, diavoletti, sta saltando. Guardate, attenzione, potresti farti male. Attenzione, attenzione, ok? Cosa c'è qui dentro? Palline. Sì, ci sono tantissime palline. Sì, ma adesso basta, se no potresti farti male. Dai, esci. 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 Ok, dai, esci. Oh, oh no. Oh no. Dai, Cristina. Oh. Vinci? Okay. Dobbiamo tenere d'occhio Cristina. Ma adesso sta bene, vero? Sei pronta per fare lo scivolo più bello del mondo? Dai, fai lo scivolo, Cristina. Fai lo scivolo. Vai, Cristina. Oh, ti piace? Wow. Ti piace molto? Oh, che bello. Ok, Cristina, ma adesso? Ok, Vinci, cosa vuoi fare? Una corsa. Una corsa? Sì, dai, una piccola corsetta. Ti piace? Sì. Ok, andiamo. 3, 2, 1. Correte. Vinci, attenzione, potrebbe farsi male. Oh no. Oh, Vinci! Oh, io te l'ho detto! Vinci! Cristina, che ne dici se andiamo a dormire? No. No, non vuole dormire. Cosa vuoi fare? Andare al parco giochi. Cosa hai detto? Andare al parco giochi. Vuoi andare nel parco giochi? Cosa? Cristina! Aspettaci! Vinci! Oh no, Cristina è di nuovo nel parco giochi. Oh, ok. Dobbiamo tenere d'occhio Cristina. Cristina potrebbe perdersi. Infatti. Oh. Ti piacciono le palline? Secondo voi siamo bravi a fare babysitter? Certo che sì, Anto, cosa dici? Abbiamo già fallito due volte, questa volta non falliremo. Ok, sta giocando. Dai, Cristina è calma. Va tutto bene, sì, Anto, non sta succedendo niente di pericoloso. Ok, Vinci, secondo me dobbiamo dormire. Sì, dai, andiamo a dormire perché Cristina è proprio qui dentro. Cristina, resterai qui dentro? Resterà qui dentro? Ok, quindi tu dici che possiamo fare un riposino? Sì, andiamo a fare un riposino perché Cristina non uscirà mai da qui dentro, vero Cristina? Sì. Ok, Anto, stanotte non ho dormito molto bene, ho proprio bisogno di una bella dormita. Dai, dormiamo un attimino. Ok. 1 hour later. Vinci, ma quante ore sono passate? Non lo so. Vinci, ma aspetta! Cosa noi c'è? Siamo babysitter! Siamo babysitter! Sì, e quindi siamo babysitter. Cosa? Vinci! Cristina? Cristina, dove sei? Cristina? Cristina? Oh. Cristina!
Cristina! Cristina? Ok, abbiamo dormito un po' troppo forse. Cristina! Oh no! Cristina, sei sullo scivolo? No, Cristina non è sullo scivolo. Non è più nel parco giochi. Oh no! Vinci, vieni! Cristina non è neanche qui dentro. Oh, cosa abbiamo fatto? Cristina! Cristina! Oh no, cosa è successo? Vinci, abbiamo fallito anche come babysitter! Sì, abbiamo completamente fallito perché una bambina di nome Cristina è scomparsa. Oh no! Cristina, dove Vinci, sei? Vinci, ho una soluzione. Per ritrovare Cristina, possiamo appendere questi avvisi. Oh no! Secondo te ritroveranno Cristina? È scomparsa! Oh no, abbiamo fatto scappare Cristina! Cristina! Dove sei? Cristina, dove sei? Cristina è scomparsa. Era proprio nel parco giochi. Oh no, noi abbiamo dormito. Oh, adesso non troveremo mai più Cristina. Oh. Abbiamo fallito come babysitter. Cappellino giallo e fischiettino giallo via. Ciao, ciao, babysitter. Ciao. Dov'è Cristina? Vinci, dove sta? Cristina è scomparsa. Dove è andata? Non siete molto bravi come babysitter. Dovete essere licenziati subito. Adesso non vi pago niente. Abbiamo fallito come babysitter. Ma ho un'altra idea. Forse come impiegati del McDonald's non falliremo. Vinci? Abbiamo aperto un McDonald's nella vita reale. Esatto, abbiamo tutto. Le patatine, Happy Meal, mela, bibite. Tu chi sei? Il capo del McDonald's? Sì, quindi dobbiamo comportarci molto bene. E poi guarda, gli Happy Meal hanno anche le loro sorprese. Wow, che belle sorprese! E quindi tu puoi anche licenziarci? Sì, posso. Esatto, se non ci comportiamo bene, ci licenzierà. Siete sotto controllo. Esatto, ok, adesso... Vinci! Ma wow, hai una felpa super bellissima. Sì, anche la tua maglia è super bellissima. Guardate, ci sono tutti i personaggi del McDonald's. Anche il Grimace. Vinci, quindi lavoreremo nel McDonald's? Esatto. Dai, questa volta non falliremo. Questa volta dobbiamo riuscirci. Anche dai, perché il capo ci sta fissando. Okay, ok, aspettiamo i nostri primi clienti. Sì, diavoletti, stiamo aspettando i clienti. E guardate, abbiamo tantissime cose. Anche l'Happy Meal. Esatto. Wow, le patatine, abbiamo proprio tutto. Diavoletti, guardate, abbiamo aperto un McDonald's nella vita reale. Che bello, abbiamo anche degli addobbi. Guardate queste patatine super giganti. Non si mangiano. Non sono vere. Ok, ma Vinci, guardate, abbiamo anche le bibite, c'è di tutto qui. Cosa? Ok, sta arrivando il primo cliente, forza, comportatevi bene. Cosa? Il primo cliente? Sì, ciao. Cosa vuoi? Un Happy Meal con patatine, bibita e sorpresa. Un Happy Meal con patatine, bibita e sorpresa? Ok, ti sarà dato. Aspetta 5 secondi, ok? Puoi anche sederti qui. Dai, siediti nell'attesa. Abbiamo già un nostro cliente. Ok, Anto, adesso dobbiamo preparare tutto all'Happy Meal. Guarda, questo è vuoto. Patatine, oh, cosa ha chiesto? Patatine? Bibita e sorpresa? Esatto. Dai, Vinci, sbrighiamoci. Ok, qui abbiamo un Happy Meal. Le patatine sono qui, guarda. E adesso dobbiamo mettere le patatine. Oh, qui dentro, dai. Mettiamo le patatine qui dentro. Ok. Stiamo preparando le patatine. Il tuo Happy Meal sarà super buonissimo. Oh, ok, guardate, ecco fatto. Le patatine sono pronte. Mettiamole qui dentro. Ok, patatine fatto. Oh, guardate. E adesso mettiamo una bibita spremuta d'arancia. Ok. Qui dentro. E poi cosa manca? La sorpresa. La sorpresa, non dimentichiamoci la sorpresa, potrebbero lamentarsi. Non mi dimenticate la sorpresa. Ok, qui c'è anche la sorpresa. Guardate che bella. Sì, è un Funko Pop di un clown del McDonald's. Oh sì. Ok, ecco fatto. Tieni tutto e puoi andare. Ciao, grazie. Ciao. Buon appetito. Buon appetito. Primo cliente. Siamo stati bravi? Può andare. Ok, diavoletti, arriveranno tantissimi clienti. Lo so, ma per adesso non abbiamo fallito e questo è l'importante. Non falliremo. Questo lavoro sarà quello giusto. Ok, sta per arrivare un altro cliente. Ciao. Ok, cosa vuoi? Vorrei un Happy
Happy Meal con patatine, bibita e sorpresa. Okay. Ok, prepariamo l'Happy Meal con patatine, bibita e sorpresa. Ok, non avevo sentito. Dobbiamo preparare le patatine. Okay. Dai, Anto, il capo è andato via, quindi adesso possiamo anche riposare un po'. Vinci, no, c'è un cliente. Dai, non posso aspettare molto tempo. Ok. Ecco fatto, patatine pronte. Mettiamo le patatine dentro l'Happy Meal. Ok. Già, è andato? Sì, ecco fatto. Bibita? Sì. Ok, bibita qui dentro. E adesso l'Happy Meal è pronto. Che c'è, Vinci? Non abbiamo la sorpresa, è finita. Non abbiamo la sorpresa? Oh no, dov'è la sorpresa? No, non c'è, guarda, non c'è da nessuna parte. Ok, le sorprese sono finite. Mi dispiace, c'è soltanto l'Happy Meal. Buon appetito. Grazie, ma la sorpresa dov'è? Sono finite. Sta andando via. Ma tu hai avuto la sorpresa? Sì. Ma dammela, è mia. La voglio io? No. E dai, dammela. No, è mia, dammela. Ok, Vinci, c'è un grande problema. Sì, stanno... senti anche tu. Sì, stanno litigando, stanno litigando. Ma le sorprese sono finite. Dammelo. Oh, no, non litigate. Smettetela, smettetela. Non si fa così. Io ho la sorpresa e basta. Casino. Smettetela. Smettetela, basta. Abbiamo creato un vero e proprio casino. Il capo? Licenziati. A tutti vanno date le sorprese. Perché siamo stati licenziati? Perché a tutti vanno date le sorprese. Oh, hai ragione. Vinci? Ma erano finite. Anche il McDonald's. Io ho avuto la sorpresa. Io no. Ok. Vinci, sei un dottore? E tu il mio assistente. Cosa? Vinci sarà un dottore. Vinci, non combinare casini. No, no, quali casini, Anto? Io sono un dottore professionista. Adesso faccio sul serio. Vinci? Guarda la mia divisa, guarda il mio cappellino. Non è fantastico? Aspetta, guarda quella mascherina. Oh. Vinci! Ma... adesso dobbiamo prepararci perché... respiriamo, adesso arriverà il primo paziente. Il primo paziente? Esatto, tu sei il mio assistente, quindi tu dovrai occuparti di tutti gli appuntamenti, eccetera. Quindi controlla la sala d'attesa, Anto, magari c'è qualcuno che vuole entrare. Ok, dai, diavoletti, vai. Benvenuti nell'ospedale di Vinci. Va a controllare la sala d'attesa. Cosa? Oh, nella sala d'attesa c'è una persona. Ok. Ehi, ciao. Salve. Perché non può parlare? Cosa? Diavoletti? Non può parlare? Cos'hai? Ok, ti serve subito, Vinci. Questa è un'emergenza. È un'emergenza! C'è una persona che non può parlare! Ok, ok, ecco. Cosa? Non soltanto il mio primo paziente, ma anche un caso emergenza? Sì, è un caso emergenza perché ha qualcosa nel collo! Ok, mi senti? Allora, adesso prima il battito. Vinci, devi controllare cosa... cosa ha nel collo? È un caso di emergenza. Vinci, cosa senti? No, qui va tutto bene, Anto. Secondo me il problema sai dov'è? La gola. Nella gola? Cosa? Quindi adesso abbiamo bisogno. Cos'hai nella gola? Non riesci a parlare. Apri la bocca. Ok, sta aprendo la bocca. Vedi qualcosa, Vinci? No, da qui non si vede niente. Secondo me dobbiamo fare una... radiografia. Cos'hai nella gola? Cos'hai? Ok, controlliamo la febbre. Sta controllando la febbre. Aspettiamo. Vinci, ma cos'ha nella gola? Non lo so, non riesci a parlare. Aspetta! I fascicoli della radiografia. No, febbre niente. Vinci, okay. Dai, controlla. Controlla i fascicoli. Allora, qual è il tuo nome? Oh, ok, quindi forse è questa. Sì. Diavoletti, okay. stiamo controllando. Sì, è la cartella giusta, Anto. Adesso vediamo cosa ha nella gola. Cosa ha nella gola il nostro paziente? Oh, no. Vinci, cosa c'è? Non ho buone notizie. Guardate questa persona cosa ha nella gola. Diavoletti, aspettate. Oh no, Anto, è gravissimo. Diavoletti, aspettate. Sto vedendo bene? Sto vedendo bene? Questa è una radiografia e nella gola ci sono delle AirPods. Esatto,
Hai delle cuffiette nella gola? Come hai fatto? Diavoletti, ha delle cuffiette. Cuffiette nella gola! Non si spiega, non si spiega. Questo sì che è molto grave. Guarda caso, il mio primo paziente. Guarda cosa ha, delle cuffiette nella gola. Adesso come faccio? Ok. Apri la bocca. Dobbiamo rimuovere le cuffie. Dobbiamo rimuovere le cuffie dalla gola. Anto, le vedo. Le vedi? Sì, sono lì. Sono proprio incastrate nella gola. Oh no, no. Cosa? Vinci? Sono fuori. Adesso puoi parlare? Sì. Sì? Finalmente. La musica. Mi sono sdraiata e poi non ricordo più nulla. Diavoletti, guardate, sono delle cuffie. Ok, adesso controlliamo se va tutto bene. Che sono venuta a fare dal medico se le ho cacciate da sola? Che ci sono venuta a fare qui? Il medico non ha fatto niente. Me le sono tolte io da sola. Adesso non pago niente. Cosa? Vinci, ha ragione. Con la tosse sono uscite da sole. Tu non hai fatto niente. Lo so, ma non mi è mai capitato delle cuffiette nella gola. Adesso me ne vado. Se ne sta andando? E ridatemi le cuffie. Vuoi anche le tue cuffie? Ciao ciao. Sta andando via. Il cliente sta andando via molto arrabbiato. Insoddisfatto. Vinci? Anche questa volta abbiamo fallito. Dottore? No! Cosa? Diavoletti? Sono diventato un poliziotto? Sì, sono Anto poliziotto! Ok, ma dov'è Vinci? Vinci? Anto, ti sto chiamando dall'ufficio. Sta chiamando dall'ufficio? Sì, è Vinci che ti parla. Allora, c'è un ladro che si aggira in quella zona. Il tuo compito è arrestare quel ladro. È il ladro che ha rubato tutti i libri. Quindi dai, metticela tutta. Anto? Devi arrestare il ladro che ha rubato i libri nella libreria? Cosa? Vinci sta parlando di questo ladro. Il ladro che ha rubato tutti i libri dalla libreria deve essere arrestato. Avete visto? Un ladro? E io, Anto poliziotto? Sì, sono un poliziotto, guardate! Polizia! E devo arrestare quel ladro! Perché ha rubato i nostri libri! E rubare è sbagliato! Eh sì? Oh, qui abbiamo anche delle manette! Diavoletti, abbiamo delle manette? Riusciremo ad arrestare quel ladro? Restate con me! Secondo me il poliziotto sarà il lavoro perfetto. Chissà. Ladro! Ladro che ha rubato i libri! Sicuramente non mi risponderà mai. Ok, sentiamo Vinci. Vinci, hai un indizio? Anto, è Vinci dall'ufficio che ti parla. Se vuoi trovare il ladro, devi prima trovare le sue tracce. Anto? Devi trovare delle tracce? Devo trovare delle tracce! Ha ragione, Vinci! Ottimo lavoro! Ok, andiamo! Oh, qui sotto non c'è niente! In piscina! Forse il ladro si nasconde in piscina con tutti i nostri libri! Ladro! No, il ladro non è qui! Non è in piscina! E poi tutti i libri si bagnerebbero! No, ok. Ladro! Dove sei? Devo trovare delle tracce, devo trovare delle tracce! Sono un poliziotto e devo arrestarlo! Cosa? Questa sì che è una traccia! C'è il nostro libro? Oh, cosa? Il ladro ha rubato tantissimi libri di Anto e Vinci! Quindi, cosa? È il ladro! Ehi tu! Cosa? Sta scappando? Diavoletti? Dobbiamo arrestare questo ladro! Dobbiamo arrestare questo ladro! È un arresto! Arresto in corso! Dove sei? Dove sei? Ti devo arrestare! Cosa? È lì dietro! Guardate! Oh, è lì! Ok, dobbiamo arrestare quel ladro! Anto, ladro avvistato! Si trova nell'erba! Sì! L'ho visto! Ok, ok! Ehi, tu, dove sei? Cosa? Diavoletti? Lì c'è il ladro con tutti i nostri libri? Anto poliziotto ti ha trovato! Ok, metti le mani in alto. Adesso devo arrestarti perché, guardate diavoletti, guardate! Ha rubato tantissimi dei nostri libri! Quanti ne ha rubati? Vediamo. Uno,
due, tre, quattro, cinque, sei! Sei copie? È un reato! Mani in alto! Tu sei entrato in una libreria, non dovevi farlo! Ok, dai, arrestiamo questo ladro! Arrestiamo questo ladro! Ecco fatto! Adesso non puoi più muoverti! Guardate, diavoletti, non può più muoversi! Arrestato! Abbiamo arrestato il ladro! Diavoletti, sono stato bravo? Sono un bravo poliziotto? Sì che sono un bravo poliziotto! Ho arrestato il ladro! Non puoi più scappare! Ottimo lavoro! Le macchine stanno arrivando e porteranno il ladro in prigione. Ok, arrivo ok! Le macchine stanno arrivando! Stanno arrivando! Adesso ti porteranno in prigione! Non si rubano i libri! Non si rubano i libri! Oh, stanno arrivando? Sentite? Le macchine della polizia stanno arrivando! Evviva! Oh, siamo stati molto bravi! Forse... questo è il lavoro giusto? Eh sì, forse questo è il lavoro giusto, chissà. Aveva rubato tutti i nostri libri. Guardate, sì, aveva rubato i libri nella libreria e noi l'abbiamo arrestato. Non l'ha passata liscia. Le macchine sono qui. Ladro da questa parte. Vinci, il ladro sta arrivando. Sta arrivando da te.